www.donnamoderna.com, volevamo farti alcune domande per le nostre utenti. Ma volentieri, Stefania, come parli bene tu? Vai. Allora, tu sei laureata in ingegneria, volevamo sapere se sei finita a fare la modella per caso oppure era un sogno e quindi una scelta premeditata? No, purtroppo è successo per caso. Davvero? Ho vinto un concorso di bellezza quando stavo quasi per finire i miei studi, quindi è successo così, insomma. Destino ha deciso. Ha deciso, sicuro non poteva che essere così. Dopo ovviamente mi sono aggrappata, insomma, in qualche modo mi sono anche, insomma, seriamente presa questa avventura come lavoro, perché fare la modella è un lavoro di recovery. E da qualche anno ti sei anche affermata come presentatrice, preferisci questo ruolo oppure ti mancano i tempi più sfidati? Mi ricordo molto, insomma, con nostalgia quei tempi, però adesso fammi le nuove modelle, le modelle, sì, del, esatto, futuro. E ti dirò sinceramente, per me è una grandissima responsabilità, perché comunque so perfettamente cosa hanno bisogno e cosa serve a loro proprio per diventare davvero le modelle professioniste, quindi per me è una grande responsabilità, faccio sul serio e metto tutta la mia professionalità. In questi giorni a Milano si sta svolgendo la settimana della moda, riesci a partecipare a qualche sfilata oppure con gli impegni televisivi non... No, alcune cose faccio, però insomma faccio fatica, ma almeno corri, sono da proprio una parte all'altra. Sì, cioè, alcuni stilisti che proprio veramente mi piacciono moltissimo, perché no. Perfetto. E quest'anno torneranno di gran moda lo stile anni 70, quindi pantaloni a zampa, gli abiti stile twiggy, è uno stile che ti piace oppure preferisci qualche altra tendenza magari degli anni passati? Guarda, mi diverte moltissimo anche giocare con la moda, sì, certamente ci sono questi anni che insomma si stanno riproponendo, però è bello anche prendere magari un dettaglio di questi anni e mescolare, sì, modernizzarlo, quindi non sono fashion victim, sono più creatrice, diciamo, o il mio stile. Quindi quando la mattina ti svegli pensi a quello che indossi oppure una scelta istintiva? Guarda, penso a quello che indossi e mi piace giocare con la moda, mi diverto moltissimo, però conosco perfettamente la mia fisicità, i miei limiti, i miei pregi, eccetera, quindi mi piace divertirmi anche con gli abbigliamenti che faccio, anche casual, eccetera, però senza pensare che questo, oddio, se non è jeans, capito, gli anni chi se ne frega. Non butti via i jeans skinny, se ti piacciono gli indossi. Adoro i skinny, secondo me sono sempre di moda questi jeans. Certo, anche con i tacchi, anche se sei altissima, ti piace indossarli. Io adoro i tacchi, mi piacciono moltissimo, sì, e comunque una donna con certi vestiti non può non usare i tacchi. Certo. Non è possibile, no. E da quando sei mamma il tuo stile è cambiato? Prediligi la comodità o comunque sempre con un'occhiata eleganza? Ti dirò, sì, quando sono con la bambina e corro per il parco dietro a lei, ovviamente metto il jeans maglietta, però jeans maglietta per me, che sono stata modella per tanti anni, è il mio habitat. Io adoro jeans e maglietta, io proprio amo jeans e maglietta, perché ci sono jeans e magliette, come dire, diverse. Certo, puoi creare comunque tantissimi stili anche solo con questi due. Brava, oggetti. Adesso jeans è diventato veramente, può essere jeans chic, jeans elegante, jeans comodo, jeans anche, cioè, moderno e super lusso, o magari anche abbastanza easy. Certo. Dipende quello che vorresti tu anche far vedere e anche interpretare. È comunque importante sentirsi bene, sentirsi comodi. E invece per quanto riguarda il trucco, prediligi un trucco acqua e sapone oppure ti piace giocare? Quindi... Ah, mi piace giocare perché sono stata, ripeto, nel passato una modella per tanti anni, quindi mi piace molto il gioco, però nella mia vita chiaramente acqua e sapone è ovvio, perché comunque... Cioè, è naturale, insomma, secondo me il look naturale è sempre più bello, sempre poi dipende vincente. Quanta acqua e quanta sapone, non lo so, dipende anche dalle situazioni, magari sei un po' stanchetta e metti più acqua e più sapone. Esatto. Un'ultima domanda che è una curiosità, tu sei altissima, ma nell'America's Next Top Model qualche anno fa ha proposto il programma proprio destinato soltanto alle modelle che erano sotto il 1,70 m. Sì, pensavate di creare qualcosa del genere? Guarda, ci stiamo pensando, perché insomma Tyra è stata fantastica perché ha proposto diverse idee, non solo questo ma anche le taglie diverse, eccetera, quindi no, non abbiamo assolutamente i limiti e stiamo pensando di proporre alcune cose. Perfetto, grazie mille e in bocca al lupo per tutto. Crepe al lupo, ciao!